Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Riccardo, buongiorno. Ubaldo, mazzo, buongiorno. Gabriele, buongiorno e buon appetito a tutti. Buongiorno, eh? Mimmo, ben trovato. Grazie anche a voi. Per carità, non è che mi aspettavo chissà che, però un po' più ricca. No, ti volevo chiedere scusa, infatti, che sono mancato tutto questo tempo. Però, sai, ma dove stavi? Sono andato a Pescaci. Mimmo, io ti volevo chiedere una cosa che non c'entra niente con il calcio. Sì. Tu sei un appassionato di Sanremo? Ma che senso, scusa? Lo segui? Ti interessa? No, però non ho potuto fare a meno di vedere Fiorello ieri sera, che è il numero uno in assoluto, staccato su tutti gli altri. Perché ti volevo parlare di Luca Barbarossa, che ha portato, credo, per la prima volta nella storia del festival una canzone, romanese. Dialetto, non l'ho sentita, però sapevo che questo sarebbe accaduto e va bene così. Tu l'hai ascoltata, è una bella canzone. Carina, abbiamo passato. Io credo che Luca Barbarossa sia un ottimo interprete, sia un bravissimo professionista, sa fare benissimo anche la radio, come voi sapete. Sì, sono anni che la fa e la fa molto molto bene. Quindi che abbia portato la nostra lingua a Sanremo, credo che sia un merito per lui. Poi cercherò di ascoltare la canzone, però devo dire la verità, ieri sera non l'ho ascoltata. Altro? Basta, ti volevo solo chiedere questo. Basta così, cioè, ok. Ci tieni molto, quindi. Sì, anche ci tengo no, molto. No, sai, al dialetto, al romanesco. Dai, no, al romanesco, Mimmo. Ah, romanesco, pensavo a Sanremo, scusa, no, che bello, non avevo capito. No, non stavo scherzando, è una cosa seria. Senti, Mimmo, invece ti ascoltavo ieri qui con i ragazzi, che tu ma dicevi, dai, che il primo avversario... Se prendeva pure il coso? No, ma... Pure lì dove stavi te? Ero tornato, sono tornato venerdì scorso, 20 ore ci ho messo... Ah, quindi ti sei preso un supplemento di vacanze. Ho preso un supplemento, un calzone, insomma tutto. Esattamente. Senti, mi piace tanto che il primo avversario della Roma è la Roma. Sì, quello sempre e comunque. La Roma deve battere se stessa prima di battere l'avversario, perché c'ha tanti di quei condizionamenti negativi buttati addosso che... Oh, Mimmo, che però deve... questa cosa è un po' incarcagnificata. Sì, assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì, è così, perché ce ne possiamo ricordare tante e non faremo fatica a dirne altre poi magari successivamente, insomma... Quante volte la Roma si è trovata in una condizione di dover svoltare, diciamo così, no Riccardo? Magari sì. non c'è riuscita perché ha fatto i conti prima con se stessa che contro l'avversario. Guarda la partita di domenica scorsa, tanto per dirne una, no? Quella in casa del Verona. Verona è inguardabile, impresentabile, una squadra modesta, forse la peggior squadra, la peggior squadra del nostro campionato, perché io ho visto giocare al Crotone contro l'Inter, mi ha fatto una grande impressione, vero Ubaldo? Sì. Poi abbiamo visto giocare il Benevento contro Napoli. Ha vinto Napoli, a Benevento mi è sembrato se non altro una squadra, quindi attenzione alla partita di domenica. Il Verona niente, detto tutto questo, la Roma va in vantaggio dopo pochi secondi, controlla facilmente la situazione, poi magari molla un pochettino la parte finale del primo tempo, secondo me ricomincia come aveva cominciato il primo tempo, in vantaggio, allenatore espulso, Baldo dice meglio per Verona che la sei espulso Vecchia, comunque non c'è più la tua piga in panchina. Tu che cosa fai? Sono 1-0, la partita in pugno ti fai... Caccia fuori il giocatore, cioè la stessa cosa che era successo a Genova. Ve lo ricordate? Sono diverse, però, vero? Sono assolutamente diverse. Però tu dici la capacità di impiccarti la partita. La capacità di complicarsi la vita è veramente unica nella Roma. Veramente unica. Possono cambiare i giocatori, gli allenatori, le storie, le faccende, ma è sempre così. Cioè non è sempre così, ma spesso e volentieri è così. E sotto questo aspetto credo che la Roma abbia veramente record mondiale di come complicarsi la vita. E l'ennesima prova se ne ha avuta appunto a Verona domenica scorsa. Quindi la Roma deve battere prima se stessa e poi deve battere tutte le altre. E magari ne avete parlato stamattina, perché ovviamente con te non c'era stato modo di farlo, no Riccardo? L'esultanza rabbiosa, nervosa, sì, cattiva, sì, esagerata per certi versi della partita, ti dà veramente la misura di come questa sia una squadra che ha dei grossi problemi a livello mentale, non che siano tutti scemi e stupidi, però insomma che riuscire a battere quel Verona lì, un uomo in più, io capisco tutto, ma però non ha vinto la finale di Champions League, la sensazione che si fossero veramente liberati di un peso, che avessero finalmente raggiunto il loro obiettivo, cosa che non era uscita per le precedenti 7 partite, al punto che subivano tanto questa pressione che alcuni giocatori sono lasciati andare a delle scene francamente esagerate, se vogliamo, però molto sintomatiche. Molto molto sintomatici di quello che potrebbe essere almeno esteriormente il momento loro. Poi ci sono altri problemi di natura tecnica, tattica, ad esempio a oggi come oggi, se tu non recuperi De Rossi, ne avrete parlato sicuramente anche questa mattina, per domenica c'hai 16 giocatori con 3 portieri, sì.
Ubaldo, che si potrebbe complicare la vita bene bene, Ah, voglia che tu giri gioco contro il Benevento, ma quelli sono sempre 11, tu 11, tu sei la Roma, loro sono il Benevento, però non è tanto butta in campo gli 11, è che poi c'è bisogno pure magari di cambiare la partita in corso d'opera, non sai mai quello che ti può succedere. Infatti. E allora vedrai che qualche cosa si cercherà di recuperare, oppure verranno chiamati dei ragazzini della primavera a tentare di dare una mano al centrocampo, sono veramente pochi. Mimmo, però, ma Perotti come sta? Perotti come sta? Non so chi ha detto, però io sono d'accordo con chi l'ha detto, che lui credo che abbia paura di forzare un pochino, forse non si sente tanto bene, non c'è ancora le gambe che gli rispondono. Effettivamente il Perotti che abbiamo visto anche a Verona, per quel poco che ha giocato, non mi è sembrato il solito Perotti, no Baldo? No. Quello che prende e porta palla al piede a velocità supersonica, non se la fa togliere, poi riesce a fare anche la giocata nell'uno contro uno e molto spesso a vincerla. Ma anche senza non palla che sia benissimo. Scusa? Anche senza palla, Mimmo. Anche senza palla l'ha fatto, lo continuerà a fare. In questo momento non mi sembra che stia benissimo. Io non so quelli che stanno veramente bene nella Roma, perché comunque qualcuno ha tirato un po' troppo la corda, no? Penso a Kolarov, Riccardo, che sì, l'avrei visto sicuramente anche te in questo momento. Rispondendo per quelle che erano state le sue prestazioni all'inizio di stagione, penso a Dzeko con tutta una serie di problematiche, ha sempre giocato lui, non c'è mai avuto un cambio adeguato, penso a Strootman che anche lui fatica un pochino e tutto quanto, gli altri poi si sono dovuti fermare perché il problema di De Rossi è un problema serio, che insomma non è stata una stupidaggine, e non c'è assolutamente la certezza che lui possa essere recuperato per la partita di domenica, anche perché la Roma sta facendo tutta una serie di conti anche in relazione alla partita di Champions League, insomma, che ci sarà poi tra qualche tempo eccetera, cioè, però non è così lontanissima. Però tu c'hai Gonalons, fate come pare, che non sta bene, cioè, ma che te sei a rimpiangere Gonalons? In questo momento io devo fare i conti con tutti, e non puoi andare a cercare o pensare di poterti presentare una partita di Champions League con un organico tipo quello che insomma stai per avere nella partita di domenica, anche se c'è tempo e qualcuno lo recupererà o andrà a prendere qualcosa al settore giovanile. Però è chiaro che l'allenatore fa tutti questi conti, li fa sicuramente perché deve guardare un pochino anche all'orizzonte, no? Intanto però l'orizzonte è quello più vicino, che è il Benevento. Tra le cose che ascoltavo ieri, che mi ha fatto in qualche maniera sorridere, perché a un certo momento ho dubitato che potesse essere uno scherzo, il fatto, se non ho capito male, che Di Francesco potrebbe aver fatto credere ai propri giocatori di aver cambiato modulo. No, ma io credo, sì, questo l'abbiamo detto, ma non so se lui l'ha detto direttamente, proprio, io credo che sia stato un messaggio un pochino rivolto urbi ed orbi, si dice così, Gabriele, tu sì, hai frequentato, no? Hai fatto il grighetto. A voglia, me li ricordo, la parannanza rossa. Credo che sia stato un ragionamento fatto veramente per tutti coloro che avevano voglia di ascoltare o che avevano la possibilità di ascoltare, Riccardo, perché tutti auspicavamo un cambio di modulo, se non un cambio di modulo, un cambio, qualcosa di diverso rispetto alle precedenti partite. E Di Francesco ci ha spiegato che avrebbe giocato in maniera diversa. Io sono convinto che la Roma abbia giocato in maniera diversa, ma non così straordinariamente diversa da come aveva giocato in precedenza. Non può essere soltanto la posizione di un calciatore a modificare l'assetto, non può essere soltanto la posizione di Nengolan nello specifico a modificare il sistema di gioco, il modulo e tutte queste cose, anche perché tu domenica Nengolan non ce l'avrai, no Riccardo? Quindi no. Che fai? Torni indietro? Fai un modulo ad persona, ma questo non lo so. Quindi io ho detto, ma credo anche Ubaldo fosse del mio parere, oppure io ero del parere di Ubaldo, che è stata una mossa anche e soprattutto psicologica quella di Francesco nello spiegare, nel raccontare un pochino al mondo esterno che la Roma avrebbe cambiato. In realtà, lo ripeto, ha cambiato, ma non come probabilmente ci aspettavamo che cambiasse, perché poi lo sviluppo della partita e del gioco è stato anche molto simile a quelli precedenti, soprattutto nel momento in cui tu sei rimasto in 10 e hai giocato, Pellegrini è stato espulso al settimo del secondo tempo, sì, quindi hai giocato una bella fetta di partita in 10, lì qualche cosa si è dovuto cambiare per forza sotto l'aspetto tattico, e la squadra comunque ha continuato a giocare bene, ma credo soprattutto, Riccardo, per la pochezza dell'avversario. Insomma, Madonna. Non andrei così ad elogiare, mi prendi 3 punti, no? Beh, non dico niente, dammi 3 punti e non chiedermi niente, io non chiedo niente, però faccio anche delle riflessioni, me le tengo magari per me, nel senso che io credo che questo stiano facendo a Trigoria, cioè prendere i 3 punti, analizzare la prestazione e andare soprattutto a lavorare
sugli aspetti della partita che non sono stati sufficientemente positivi, anche se poi, Ubaldo, quando tu vai a giocare un avversario così inferiore a te, è difficile andare a trovare anche le cose negative, no? Perché insomma devi pensare soprattutto a quello che tu non hai fatto bene quando avevi la palla, quello che non hai fatto bene quando non avevi la palla è stato talmente fatto bene, che sembra un gioco di parole, un paradosso, che vai ad analizzare. Il Verona non ti ha mai pensierato, Alisson ha fatto una mezza parata e manco si è fatta la doccia, da quello che mi hanno raccontato, perché non c'era bisogno. Senti, Mimmo, in tutto quello, in questo mese e mezzo, dove per me al primo posto io comunque oramai... Da come sei dovuto vedere è un casino, Riccardo. Lo so, perché infatti sono tornato venerdì, due risultati utili. Vabbè, ma lasciamo, stai, non ci tengo. Però io noto una nota polemica da parte tua in questo, va bene. Verso te stesso. Che me ne so io? Esatto, non devo farlo perché devo rimanere, perché se ero rimasto abbiamo battuto questo, quello e quell'altro. Quando stavo in canoa ero proprio pentito. Ti dico una cosa, per me al primo posto comunque da sempre, oramai ho preso una posizione, sono i giocatori che entrano in queste spirali, non escono più. Ah, cioè i responsabili, ok. Sì. Okay. L'allenatore si è fatto un pochino trascinare, cioè nel senso a un certo momento lui ha detto tipo una marparata, oh aspettate un attimo, e ha cominciato a prendere distanze un po' dai giocatori, un po' dai giocatori. No, Riccardo, dai giocatori no, perché lui è uno che si è mai preoccupato di però quando dice non ho visto niente di quello che abbiamo lavorato in settimana, che per carità è una verità, è una verità. Sì, ma l'aveva detto anche in precedenza, quando le cose andavano più o meno bene, quindi sotto questo aspetto no. Io devo dire che l'allenatore è cambiato un pochino, questo sì, non tanto per quello che lui ha fatto vedere in campo, gli schemi, la tattica, il modo e tutto quello che ci siamo detti. Io ne abbiamo parlato anche sia con Gabriele che con Ubaldo e anche con Federico nei giorni scorsi, ho trovato che lui si è cambiato un pochino nell'approccio con il mondo esterno, l'ho trovato un pochino in cazzosetto, non so come dire, un po' più... meno spugna, cioè si è fatto scivolare di meno addosso le cose che gli sono state dette, e poi quali sono state io non l'ho capito, perché insomma credo che lui goda di una, come si dice in questi casi, di una buonissima, anzi di un'ottima stampa, cioè non credo che qualcuno abbia proditoriamente puntato l'indice contro Di Francesco accusandolo di questo e questo, insomma credo che l'atteggiamento della critica nei suoi confronti è stato probabilmente migliore rispetto ad esempio a quello di una parte della tifoseria, se non di una parte di coloro che si occupano di Roma, no? Nel senso che lui l'ho trovato un pochino diverso, perché in conferenza stampa, ti faccio un esempio, l'ho visto un po' più arrabbiatuccio, un po' più nervosetto, un po' meno disposto al sorriso, ma forse soltanto è stato tutto figlio della situazione. A Roma non ha vinto per 7 partite, cioè tu quando giochi in casa contro il Sassuolo, l'Atalanta e la Sampdoria e fai un punto, ripeto, Sassuolo, Atalanta e Sampdoria e fai un punto, c'è ragione a essere incazzato, ma soprattutto con te stesso, e probabilmente lui anche era arrabbiato con se stesso, oltre che magari con quelli che rinfacciavano di essere tornato ad essere inadeguato e cose di questo genere. Ma insomma, come dice Ubaldo, spesso potrebbe servire tutto per una crescita professionale, no, di Francesco, che si trova così per la prima volta a misurarsi con queste situazioni in un ambiente sicuramente particolare, che non è quello di Lecce, che non è quello di Pescara, neppure quello di Reggio Emilia o di Sassuolo, che vogliamo dire, no? Quindi prendiamoci le cose per quello che vanno adesso, dai. Mimmo, questo tentativo di Monchi, che peraltro a te che impressione ha fatto in quella giornata, dove so che ti sei deciso una volta tanto, insomma pure deciso a Napoli, ma perché hai avvertito l'importanza, mio, perché ti sembrava una forma di rispetto? No, perché avevo interesse proprio andare ad ascoltare quello che poi ci veniva detto, insomma. È stato un invito molto cortese da parte della società, e sarebbe stato veramente assurdo da maleducati non accettare l'invito, credo, perché appunto dico per rispetto magari. No, innanzitutto ho detto, ma poi perché mi interessava sentire quello che poi sarebbe stato detto da parte degli interlocutori. Non so se ti hanno raccontato tutto per filo e per segno, però insomma è stata una cosa per me molto molto interessante. Mimmo, però perdonami, una domanda, no? Cosa può essere accaduto in quel giorno? È stato spiegato meglio? Non era stato mai spiegato? È successo quello che è stato spiegato? Ma come sono stati toccati 200 argomenti, quindi quello per esempio credo del perché la Roma ha deciso una strategia sul fatto di rispettare certi, quindi la parte economica finanziaria, c'era qualche cosa che non sapevamo, noi, io, te, Ubaldo, cose in generale, noi della comunicazione, no, io per,
No, 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 io posso parlare per me, Riccardo, certo, posso parlare per gli altri, però ti posso dire, non so se questo te l'hanno raccontato, che c'è stato un confronto, come ti posso dire, molto, non mi viene la parola, insomma, cioè Baldissoni, Gandini e Monci si sono trovati di fronte anche giornalisti che le cose le conoscevano, con i quali si è discusso di queste cose. Cioè non è che Baldissoni, Moncio e Gandini hanno fatto una lezione, mo ve spieghiamo noi quello che sta accadendo. No, c'è stato un confronto su delle cose che venivano, come devo dire, che erano conosciute anche da chi stava dall'altra parte della platea, voglio dire, no? Ci sono stati dei chiarimenti su alcuni punti. Per questo io ti dico che è stato molto molto interessante la faccenda. Innanzitutto perché io ho valutato lo spessore di alcuni personaggi che stavano lì senza fare le classifiche di merito, perché ho scoperto delle cose che non conoscevo, ma non da un punto di vista dei conti della Roma oppure delle cose di mercato, dei retroscena di qualsiasi cosa, proprio perché se tu hai un approccio molto distante, che ne so, col direttore sportivo, con l'amministratore delegato, col direttore generale della Roma, probabilmente tu non riesci a capire niente chi c'è di fronte, ma al tempo stesso anche loro non sanno esattamente chi c'hanno di fronte, che può essere giornalista da X, Y o chi ve pare a te. Insomma, a me è sembrata una cosa molto interessante, tanto è vero che è sembrata interessante anche alla Roma, Riccardo, mm-hmm. E vedrai che ci sarà una seconda occasione, ma non per spiegare un'altra volta quello. Sono state spiegate alcune cose, ma con uno scambio continuo, come posso dirti, di valutazioni, anche uno scambio inizio di notizie, non so come spiegarti. Non è che è andato il professore sulla cattedra con la lavagna, si è messo lì e spiegato adesso. No, no, no. Gli alunni che stavano lì, chiamiamoli così, gli studenti, sì, che stavano lì, sì, sapevano le cose, anzi intervenivano per spiegare, per ricordare, per raccontare, se magari il. Ti assicuro che sono andate così, se poi ti hanno raccontato un'altra cosa, te lo dico perché se ti hanno raccontato una cosa diversa ti hanno raccontato una cosa parziale, mentre invece in realtà uno scambio continuo da una parte all'altra. Perché ti ho dato l'idea che io sapessi qualcosa di diverso? No, nel senso che se tu mi dici come se la Roma avesse avuto il desiderio di spiegarci cose che chi stava dall'altra parte non conosceva, non era questo, io ho avuto questa sensazione che tu mi volessi dire, invece no, da questa parte le cose si conoscevano, solo che c'è stato uno scambio come si fa a tavola, a tanquini chiusi, off record, no? Poi. Allora, aspetta, te la pongo in un'altra maniera, se mi fai leggere una cosa te la pongo in un'altra maniera, secondi. Mimmo! Ma io devo fare una domanda. Ah, scusa. Gabriele, bello, quando sei tornato? Ma da un po' sono stato a Peschici, Mimmo. Dai, io pure. Sì. Tutti lì siamo, no? Ma adesso no, sai, lì c'è proprio cultura che pulla. Volevo completare la domanda. Scusa. Vedi, Gabriele, però non vuole farti parlare. Lo so. Mi sta mettendo il bastone tra le loro. Senti. La Roma, la Roma, che secondo me peraltro ha fatto anche bene a fare questa cosa qua, no? Perché se io non ho capito male, ma giuro veramente, cioè tipo è stato un invito, volete venire a sentire quello, com'è? No, la cosa è nata in questa maniera, la Roma aveva piacere di incontrare a taccuini chiusi, a telecamere spente, a microfoni spenti, come le pare a te, tutti coloro che quotidianamente da parte della stampa cartacea, diciamo, anche se c'erano due eccezioni, Sky, Mediaset, che però non stavano lì con le telecamere accese, eccetera, eccetera, per avere un confronto così molto diretto, molto diretto, ma per cercare di capire e di farci capire. Perfetto. Allora, Mimmo, la domanda è questa qua. Vai. Da cosa nasce per la Roma questa esigenza? Nel senso, io sono contentissimo che l'abbia fatto. Questo io... però sa la Roma, Riccardo. Io non te lo posso dire perché nasce da questa esigenza, dovresti chiederlo ai dirigenti della Roma, al capo dell'ufficio stampa della Roma, questo io non lo so, forse perché loro avevano ravvisato nelle ultime racconti fatti sui giornali per quello che riguarda sia l'aspetto della società, sia l'aspetto del mercato, sia l'aspetto della squadra, dinanzi al fair play e tutto quello che va, magari delle cose che non erano esatte a loro dire, quella che era la realtà. Hanno voluto spiegare qual era la loro posizione, ma non c'è stato un confronto per dire, adesso ti dico, Riccardo, ma che cazzo state a scrivere, non è questa, cioè non è proprio, non è i termini, certo. Ovviamente allora non era manco quella la situazione, c'è stato un confronto su delle cose certe dall'una e dall'altra parte, cioè nessuno ha mai
voluto riportare delle cose che non erano reali. Per poi ci sono, se parliamo, perché questo mi sembra l'argomento principale, no? Se parliamo della situazione economica, perché si muove in un certo modo sul mercato, perché deve cercare di equilibrare, anzi pareggiare il costo aggregato e tutte queste cose qui, lì poi ci sono i numeri, non è che poi andà oltre i numeri, li conoscono loro, li conoscono pure quelli che fanno questo mestiere, perché ci sono i comunicati che fa la Roma stessa, quindi è chiaro che la Roma ti fornisce gli strumenti affinché tu possa valutare, poi tu giornalista fai una valutazione e magari dici ma scusate non potevate fare così 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 eccetera eccetera e magari fare così 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 dall'altra parte, lì si crea un confronto e dall'altra parte ti spiegano no, sì, no, sì, forse, vediamo, ecco così, è stato quello, ecco perché io ti dico che è stato un confronto molto interessante, perché non c'è stato nessuno che è rimasto sulle proprie posizioni, che ha detto voi non capite niente da una parte oppure dall'altra parte siete voi che non siete buoni a fare le cose, c'è stato un confronto. Senti Mimmo, molto, questo molto sereno, sì, è molto utile. Oh, esattamente questa è la domanda, perché almeno dal mio punto di vista, io ti dico la verità in maniera molto sommaria e sinceramente lo ammetto anche un po' superficiale, da molto lontano l'avevo trovato quasi una sorta di piccolo segnale di debolezza. Cerco di spiegarmi meglio, perché poi se della Roma? Sì. Ti spiego, no, però, perché no. ho ammesso candidamente che la sto definendo con un pizzico di superficialità da lontano. Sì. Cioè, come se costretta a ripetere qualcosa che non viene capito. No, no, però io non l'ho considerata questa, non l'ho considerata. No, questa, tu stavi là, te credo. No, anche perché io l'ho vissuta, Riccardo. Apposta! Tra noi quattro che stiamo parlando, c'ero solo io lì, quindi insomma, in qualche modo fidati anche di quello che ti dico. No, io mi fido solo di quello che dici. Ti faccio un esempio. Io auspico, e lo dico in maniera pubblica, che prossimamente ci sia un incontro, magari alla presenza di Monci, del direttore generale Baldissoni, di Gandini, sarà ancora nella Roma, perché tu sai che si parla di lui come prossimo presidente della Lega, ma insomma questo è un altro discorso, in cui ci sia presente con Lavagna, Pennello e tutto di Francesco, ok? E fare un confronto. Pensa quanto sarebbe bello, Ubaldo, no? Cioè fare un confronto su delle cose tecniche, tu mi potrei dire, tanto qualcuno lo capisce benissimo, però in questo caso sarebbe una cosa che non è neppure inedita, perché quando Conte era CT della Nazionale, lui sistematicamente, andatela a chiedere a chi ve pare, a Coverciano chiamava una volta a settimana tutti i giornalisti presenti lì e faceva una lezione tecnico-tattica, ok? Quindi non è perché qualcuno scriveva delle cose, semplicemente perché Conte, che era CT della Nazionale, spiegava, noi giochiamo in questa maniera e vedrete che dovremmo fare così, così, così. Mi spiego, Ubaldo, quello che sto dicendo, no? Sì, è chiaro? Sì, no, ho okay. Capito. In modo tale che chi poi vedeva giocare la Nazionale poteva avere degli strumenti superiori per dire, qui doveva fare così. Non ma scusa, ma allenatori fanno pretattica fino a un quarto d'ora prima della partita? No, lui parla del suo gioco in generale, il suo pensiero. Ah, ok, del concetto. No, riferimento alla partita. Ah, del concetto, Conte, certo. No, esatto, sì, perché lo faceva proprio con una forma di aiuto nei confronti dell'interlocutore, in questo caso il giornalista. Allora, non è sicuramente una posizione di debolezza, anzi, io la vedo come una posizione di forza. Paradossalmente che una società si mette a disposizione degli operatori dell'informazione, no? E lo fa anche in maniera molto garbata e soprattutto, come posso dire, molto con cognizione di causa, con grande preparazione. Dico una cosa poi, Riccardo, magari di questo argomento, se volete, ne potrebbero averlo fatto prima, secondo te? No, lo dovevano far prima, lo dovevano fare 7 anni fa, secondo me, guarda che te dico. Nel momento in cui tu dici ma che c'è, no, io te lo dico, secondo me se loro l'avessero fatto prima probabilmente sarebbe stato meglio per loro, non certo perché poi alla fine, Riccardo, lo sai, quello che tanto pure se non vuol capire, perché non vuol capire non capisce, hai capito a cosa mi riferisco? Sì, no? Quindi se uno dice vabbè, ma hai detto, ma che cazzo me ne frega, io continuo a pensare, però secondo me sette anni fa sarebbe stata la cosa giusta. Però, e chiudo la parentesi, io che cosa ho scoperto? Parlo solo di una persona, parlo di Monci, ok? Allora, ho scoperto una persona, un direttore sportivo, che sarà buono, non sarà buono, come vada a voi, eccetera, eccetera, che però ha una preparazione dal punto di vista dirigenziale per quello che riguarda per quello che riguardano le strutture economico-finanziarie di un club, che io non immaginavo.
cioè come posso dirti, cioè tu sei abituato a pensare, immagini un direttore sportivo e questo direttore sportivo nella stragrande maggioranza dei casi, e poi ci sono anche le eccezioni, ti dice questo è un buon giocatore, Ubaldo colpisce bene di testa, è uno bravo nell'anticipo, c'ha un bel destro, un bel sinistro, fa bene la diagonale, tutte queste cose qui, no? Quando tu senti invece parlare un direttore sportivo di bilancio, conti finanziari, ammortamenti, strategie, valenze, strategie economico-finanziarie, beh, il cazzo, a me mi ha colpito questa cosa. Mi ha colpito non perché pensavo che Monchi fosse uno stupido, però comunque sia a me ha dato la sensazione di uno che non sta lì soltanto a dire questo c'è un bel sinistro, un bel destro, ma è uno che fa parte integrante della società, ok? Tant'è vero che se qualcuno te l'avrà raccontato, se non te l'ha raccontato te lo dico io, quando il direttore generale Baldissoni esponeva il suo discorso, spesso e volentieri si è interscambiato con Monchi nel raccontare le cose, ma no su come ha giocato la squadra, su come andava avanti la società, perché la società si doveva muovere in una certa posizione, capito? Ecco, io ti dico, da quello lì, da questa piccola cosa, non è certo un segnale di debolezza, ma anzi potrebbe essere un segnale di maggior forza da parte della società. Molto semplice. Io ho ascoltato attentamente quello che mi ha detto, però no, che però non... ti dico, Riccardo, però ti dico una cosa. Tu non stavi lì. No, certo. Ok, quindi tutto quello che io posso raccontarti, se tu c'hai una tua idea, io ti posso raccontare anche le cose più belle o le cose più brutte, la tua idea difficilmente cambia. Lì ci devi stare, vivere quella situazione e capire che cosa è realmente successo, nel senso, aver vissuto un confronto di quel tipo, torno a ripetere, io spero che ce ne sia uno prossimo, soprattutto su temi tecnico-tattici e non più economico-finanziari, ma si è parlato anche di mercato, di tante situazioni di mercato, perché poi ti rendi conto che quelle sono cose che arricchiscono te e che forse, questo io non lo so, forse arricchiscono anche chissà dall'altra parte del vetro, diciamo in questo senso, no? Cioè quindi i dirigenti che si devono confrontare quotidianamente con quello che viene scritto sui giornali, ok? E credo che dopo quell'incontro lì non c'è stata la tentazione da parte di qualcuno di dire quello che ti ho detto prima, che me frega, tante cose stanno così eccetera eccetera, non c'è stata da parte di nessuno, io posso parlare di me, lo ripeto, ma insomma credo che sia stato un confronto molto interessante, ripeto, anche per la Roma. E fate conto, detto tutto questo, c'è sempre un Benevento domenica. No, c'è manca. No, però mi interessava. No, fate conto, mi interessava sapere di questa giornata, perché ripeto, vissuta da lontano, quindi non conoscevo proprio le dinamiche, no. Soprattutto da che cosa nasceva da parte della Roma. Qual era? Però io non lo so. Ah, no, certo. Questo lo sa la Roma. Infatti, io ti ho detto all'inizio in maniera molto superficiale. Io ho un mio pensiero che però. No, anche per capire meglio, poi l'affronteremo domani, Mimmo, se ce lo ricordiamo, sì, questo confronto che tu, mi ricordo questo di Antonio Conte con i giornalisti, era un discorso di nazionale, ma non era di club, era di nazionale, sì. E quello che può portare sia all'allenatore e soprattutto a chi poi deve scrivere. Ma secondo me più da questa parte, cioè, ti spiego. Allora io ho sempre detto una cosa e la ribadisco in questo momento, c'è tanta gente che fa il suo mestiere e non dovrebbe fare, c'è tanta gente che fa i commenti delle partite e non sa nemmeno che significa 4-3, c'è tanta gente che fa la prima firma semplicemente per un fatto burocratico e non meritocratico, ok? Chiaro? Quindi detto tutto questo, se tu c'hai un allenatore che viene lì e ti spiega determinate cose, quando tu vai a valutare la prestazione, se tu vedi che qualcosa non va oppure va in un certo modo, tu sai perché è andata in quel modo oppure non è andata in quel modo, perché tu hai chiaro qual era il principio, allora tu puoi avere degli strumenti per valutare meglio tutto, non tiri a casaccio, sempre ovviamente se non sei uno di quelli che ti ho detto prima, che fa la recensione di una partita eppure non sa nemmeno se si gioca in 11 contro 10, perché Riccardo tu lo sai, queste cose succedono, sì. C'è tanta gente che racconta le partite alla gente, in televisione, nei giornali, nei siti, al bar, come le pare a te, e non sa nulla di calcio, fa sfoggio di conoscenze tecnico-tattiche ma non sa niente. Allora secondo me tu, se ti comporti in questo modo, in questo senso sto dando anche un suggerimento alla Roma, se tu metti poi
colui che deve raccontarti. Ma potremmo fare una cosa? Ti posso richiamare tra tre minuti? Famo uno sforo? Vai tranquillo, io sto qua. Tra tre minuti ti richiamo, Mimo! Eccoci qua. Amico, lo sai perché c'avevo il no, perché la domanda te la devo fare per forza, però se, che te dicevo, te la faccio oggi e mi rispondi domani, mi sembrava un po' una... Sì, un po' mi dai troppo tempo per pensare. No, ma domando a te, che chiaramente però non è riferita a te. Serviva quel discorso o questo incontro o questa riunione per capire che forse Monchi non era esattamente un disadattato capitato qua per caso, che è per questo che io ti dico, cioè, uno che arriva con quel curriculum, io o dovrei sapere chi è io, io non discuto, però tu in quanto operatore di informazione dici? Certo. Esatto, ma lei non si discute il fatto che uno sapesse o non sapesse che Monchi è un bravo direttore sportivo? A me, Mimmo Ferretti, il Messaggero, ha sorpreso, stupito, meravigliato in positivo la sua straordinaria conoscenza di quella che è la gestione economico-finanziaria di una società. Cioè, ti ripeto, forse sono sprovveduto io in questo senso. Io ti parlo di me, io non ti parlo in maniera, io parlo di me, certo. In maniera generale, no. Ti dico che io mi aspettavo, per quello che io avevo visto, perché io Monchi non l'ho conosciuto. L'ho conosciuto attraverso le sue conferenze stampa, attraverso... Che ti posso dire? Quegli interventini prima della partita, no? La presente quando si mette in televisione una partita, sì. Però io non so esattamente che tipo di dirigente lui sarà quello che ti pare a te. Ho imparato a conoscerlo meglio e ho avuto delle risposte assolutamente positive che vanno al di là del non è un'opzione, non hai nessuna offerta, eccetera, eccetera, capito? Ho visto un altro personaggio. Ma torno un attimo al discorso della mia speranza di poter fare qualcosa di questo tipo con l'allenatore. Perché? E ti spiego perché. Tu parli di posizione debolezza o di forza. Io ti spiego perché anche in quel caso lì sarebbe una posizione di forza, ok? Sì. Perché? Io sono un allenatore, ok? E ti spiego come, bene o male, deve giocare la mia squadra. Non riferimento alla partita, ma insomma i principi generali, come diceva Ubaldo, no? E ti spiego, guarda, quando la palla sta qui e dobbiamo fare così, questo si muove in questo modo, questo si muove in quest'altro modo, ti spiego il mio calcio, ok? Se poi dopo io faccio la partita e vedo che tu, osservatore, vieni a discutere con me di determinate cose che non stanno né in cielo né in terra per quello che io ti avevo spiegato, quello che sta nell'errore sei te, non so io allenatore. Mi sto spiegando? Cioè, se io ti dico... Se sì, Mimmo, però perdonami. Come te perdono? No, nel senso che lui o deve spiegare ai giocatori come gioca io... No, ma non hai capito. No, certo, chiedo scusa. Deve spiegare ai giocatori. Però siccome stiamo parlando di un confronto tra i media e la Roma, in questo senso l'allenatore, è normale che lui o il giocatore gli deve spiegare. Però per evitare che qualcuno poi dica guarda come la Roma ha giocato male perché non hanno mai fatto quel tipo di giocata lì, forse nel calcio di quell'allenatore lì quel tipo di giocata non esiste. Allora se tu mi continui a dire quella giocata lì non me l'hai fatta è perché l'allenatore ti ha spiegato che non te la devi fare, non la devono fare, Mimmo, ok? Allora ecco la posizione Mimmo, di quell'allenatore. Mimmo, io ho capito cosa intendi, però credo entrare troppo nel dettaglio per un allenatore e spiegarlo ai cronisti, ai giornalisti. Ma non troppo nel dettaglio, però un'infarinatura sì. Ma non infarinatura, ad esempio Eusebio, prendiamo il riferimento di Eusebio, lui le dà in continuazione perché lui vuole gioco in verticale. Modo di attaccare degli esterni, come devono attaccare le mezzale, come si deve muovere l'attaccante e centrare in un certo senso, e quello che è la riconquista della palla. Questo tu parli durante le conferenze stampa, giusto? Ma sì, ma anche quando ha iniziato quello che ha voluto far capire quello che era il suo pensiero. Ok, però io ti parlo di un rapporto tra l'allenatore della Roma e coloro che ci occupano di informazioni, ok, perfetto. Tu prova a pensare che questo rapporto, che fino a questo momento c'è stato tutto in maniera pubblica, con telecamere, microfoni, tacchini aperti, eccetera, eccetera, per una volta, per un'ora, un paio d'ore, tre ore, quello che ti pare a te, lo fai a bocce ferme, tacchini chiusi, senza telecamere. In quel caso ci può essere uno scambio di opinioni e di conoscenze ancora maggiore, perché non sei ancorato alla pubblicità, Gabriele, come si può dire, al fatto di essere pubblico in quel momento e quindi magari possono venire fuori delle cose diverse, più interessanti, che ti aiutano a capire meglio quello che ti viene spiegato e magari quello che spiega capisce meglio coloro che stanno ad ascoltare. Uno scambio. Io credo che la cosa peggiore sia chiudersi ognuno nelle proprie posizioni.
Io sono allenatore, poi non capite in cazzo. Io sono giornalista, tu sei allenatore in balinarina. No, questo non va bene. Non va bene. Credo che ci sia bisogno. Oh, Riccardo, se tu vuoi avere un contatto, un rapporto di un certo tipo, se no poi uno se ne frega. Cioè, Capello era uno che magari, è vero, stiamo parlando di un calcio di 20 anni fa, quasi ormai, non ci pensava proprio a fare una cosa del genere. Poi magari te lo faceva in privato con i giornalisti amichetti suoi. Certo. Capito che ti voglio spiegare. Se tu invece sei una società che vive anche con questi principi, con questi accorgimenti, con queste soluzioni, con questo venimo se incontro, se tu mi continui a dire, e torno al discorso di prima, non più quello di Francesco, se io ti spiego e ti confermo, anzi, no che ti spiego, ti confermo dopo questo scambio le cose come stanno, e tu mi continui a scrivere delle cose che non stanno in cielo e in terra, allora sei te, e se lo fai, lo fai apposta. Capito? Non è una tua disinformazione, non è una tua ignoranza, è proprio il tuo volere scrivere quelle cose. Sì, Mimmo, allora avete toccato tanti argomenti, perciò io non li conosco tutti e non entro nel merito. Però su quello, per esempio, del fair play finanziario e della strategia della Roma, cioè, come si faceva a non saperlo, mi? No, ma uno lo sa, ma non si... Cioè, l'errore che ti hanno raccontato, Riccardo, non è che sei... Chi mi ha raccontato, mi? No, che ne so, chi ti ha raccontato quello che tu sai, perché sapevi pure che io stavo là, quindi benissimo. Chi ti ha raccontato queste cose? Non ti ha raccontato bene tutto, cioè non è che la Roma... Veramente la tua presenza è stata accolta come tipo una cosa d'onore, cioè una... Non sto scherzando, Pensa che sono stato il primo a andarmene. Ma sì, mica, no, ma è stato apprezzato anche l'attenzione con cui l'hai fatto, però. No, ti spiego. Io sono stato il primo a andarmene perché dovevo andare a lavorare. Certo, certo. Nel senso che magari potevo... la cosa mi dispiace molto essere andato via prima, perché avrei preferito restare fino alla fine, perché poi dopo insomma alcune cose avrei voluto approfondirle, però insomma questo per dirti che se tu mi spieghi, non mi spieghi le cose, c'è uno scambio di vedute, no? Cioè su un argomento che è quello, cioè non è che stiamo a parlare delle cose astratte, l'argomento è quello. Io la posso pensare in un certo modo e posso pensare che magari sempre fermo restando quei numeri lì si possa fare in maniera diversa. Tu, società, mi spieghi che fermi restando i numeri si può fare solo in quel modo. Fine. Però io te l'ho chiesto, tu me l'hai spiegato, tu hai avuto la voglia di spiegarmi, io il desiderio di ascoltarti. E c'è stato uno scambio, un confronto. Capisci che ti voglio dire? Io però ti dico, Mimmo, continua è un mio pensiero, sia chiaro, cioè è solo mio, e soprattutto è vero che io non c'ero mentre tu invece c'eri. Esatto. È che io credo che io le dovevo sapere certe cose o ci dovevo lavorare su certe cose. Ma è lì l'errore. Tu parti dal principio che chi stava dall'altra parte della barricata non sapesse niente. Torna a ripeterti, è accaduto che chi stava dall'altra parte della barricata ha avuto la possibilità di dire, mentre uno faceva un ragionamento, adesso magari faccio un esempio stupido, banale, il direttore generale o il direttore sportivo diceva non mi ricordo quant'era il costo, è partita la risposta, è partita dalla platea, non sta a pensare che loro stavano a parlare con una manica dei coglioni. Allora, che sapevano domanda niente. Finale, poi sono costretto, purtroppo, ma ci starei. Poi il domandone finale. No, però su sta cosa ci starei veramente tanto tempo. Ma io pure, oddio, che mi ha appassionato. Che cosa è uscito fuori, per esempio, sul fatto del mercato? La Roma è costretta. Ricca, però. Ricca. Troppe cose non te le posso dire perché era un discorso privato. Chiedo scusa. No, se no, perché faccio? Manco di rispetto alla Roma. E alla niente, non te la posso fare. Fammi un fatte conto volante, dai. Fatte conto. Ci sentiamo domani, sempre se Dio vuole. Grazie Riccardo, grazie. Ciao Mimmo, ciao, 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 ciao.